Allora, mentre la camera è del nostro Alessandro Bertolotti, ciao. Panoramica sulla famiglia, ciao, Oxa, io raggiungo con Anna al pianoforte, dove c'è Vittorio De Scalzi, autore di bellissime canzoni, esponente dei New Trolls, e Vittorio ha scritto una canzone che Anna dedica alla madre. Sì, Vittorio ha scritto la musica di questa canzone e il testo è stato scritto da Franco Ciani e Berlincioni, quindi hanno scritto dei miei pensieri, tutto quello che ho sentito per lei. Al suo tempo tu non è molto lunga la canzone, mamma, volevo dire di più, però. Al suo tempo tu hai cantato una canzone dedicata a papà, no? Sì, poi ho cantato una canzone dedicata alla memoria di mio padre. Aspettando Ciasin. Che è appunto il nome di papà. Sì. E adesso la canzone dedicata alla mamma, Elena. L'ascolti, signora, da Bari. Donna si dipingeva gli occhi anticipandosi il destino. E ti ricordi quando mi accarezzavo i seni, le lacrime di gioia e i miei capelli neri? Nel buio mi guardavi, però tu non mi vedevi. Sentivi i miei sospiri trattenuti e tu chissà cosa credevi. E tu che cercavi il sole in ogni storia mia, che aspettavi sveglia quando ero via. E tu, senza un uomo accanto a parte compagnia, tu sei sempre qui con me. Se sei d'accordo su queste canzonere, oppure sei gelosa di chi può volermi bene. Per me sei sempre il pozzo dove attingere un sorriso, la dolce tenerezza che spunta da una ruga dipinta sul tuo viso.
una bella canzone. Signora Elena? Signora Elena, noi siamo commossi perché la canzone è bellissima e lei l'ha cantata, Anna, da figlia devota, cioè riconoscente per quanto lei ha fatto, perché lei si è emozionata, ma lei ha dovuto crescere questi 8 figli, che sono tanti, insomma. E anche difficilotti, con un carattere un po' albanese, un po' pugliese, insomma, sì, un po' bastardino, un bel melange. Grazie Elena. Ciao.